Mi meraviglio sempre quando vedo uno chiedere ad un altro di concedergli un po' del suo tempo e la facilità con cui questo viene accordato. Entrambi guardano solo allo scopo a cui quel tempo è destinato, non al tempo in se stesso. Lo si chiede e lo si dà come se fosse una cosuccia da niente. Si scherza col bene più prezioso che ci sia, di cui non ci si rende conto perché è immateriale, perché non lo si vede e perciò lo si stima pochissimo, anzi non gli si dà nessun valore. Le pensioni, le donazioni, quelle sì che hanno un prezzo e si ricevono volentieri, e per ottenerle si spendono lavoro, fatica, ed ogni cura. Al tempo invece non si riconosce alcun valore, nessuno ne fa il conto, tutti lo usano con troppa larghezza, quasi che fosse un bene da nulla. Quando però sono malate o si trovano in pericolo di morte, quelle stesse persone che sino a poco prima non si curavano del tempo, vedi come si attaccano alle ginocchia dei medici, scongiurandoli di guarirle, e se magari temono di poter essere giustiziate per qualche colpa commessa, sono pronte a sacrificare tutti i loro beni pur di continuare a vivere. Tale è l'incertezza dell'animo, l'incoerenza dell'animo umano. Se si potesse conoscere il numero degli anni futuri, come avviene per quelli passati, quante persone tremerebbero vedendo che gli resta pochi, che gliene restano pochi, e con quale parsimonia li spenderebbero? È facile gestire un bene, per quanto piccolo, quando è sicuro, ma con uno di cui non si conosce la durata si dovrebbe usare maggiore diligenza. Tu mi dirai che, sotto sotto, tutti, chi più chi meno, riconoscono il valore del tempo. Sì, ma in che modo? Quelli che dichiarano, per esempio, di essere disposti a dare la propria vita per le persone che amano, in realtà non sanno quello che dicono, non si rendono conto che morendo si privano di un bene senza che se ne giovino gli altri. Anzi, non possono nemmeno sapere, una volta morti, che si sono tolti qualcosa. Sicché accettano una perdita che in effetti non c'è. Nessuno può rifonderti i tuoi anni perduti, nessuno mai potrà restituirti nuovamente, non potrà restituirti nuovamente a te stesso. La vita di ognuno prosegue il suo cammino lungo la strada segnata e non si arresta né ritorna indietro. Non fa rumore, non dà segno alcuno della sua rapidità. Scivola via in silenzio, né potere di re né favore di popolo potranno prolungarla. Rispetterà la sua andatura così come è iniziata il primo giorno, senza deviazioni e senza ritardi di sorta. Cosa accadrà in avvenire nessuno può saperlo. Indugiamo su questo, su quello, e la vita invece ha fretta, e a un bel momento arriverà la morte. Alla quale volentieri o non volenti siamo votati tutti. Non c'è poi cosa più sciocca che il programmarsi la vita. In questo modo si è ancora più affaccendati e ce ne sono di persone che si comportano così. Per poter vivere meglio passano il tempo a organizzarsi la vita. Con grande dispendio della vita stessa. Fanno progetti a lungo termine e non si rendono conto che il maggior spreco di tempo sta proprio nella dilazione, nel dilazionare le cose, nel rimandare al futuro la loro attuazione. Il rinvio, infatti, ci toglie un giorno dietro l'altro, mentre ci promette il futuro, perché lo abbiamo già programmato, ci porta via il presente. L'attesa è ciò che più ci impedisce di vivere.
perché dipende dal domani e ci fa perdere l'oggi. Programmiamo con cura ciò che è nelle mani del destino e lasciamo sfuggire ciò che non sta nelle nostre. A chi guardi? Dove ti spingi? Il tuo futuro è incerto, vivi subito. Ascolta il canto di salvezza che, percorso da un fremito divino, intona il sommo poeta. I più bei giorni della vita fuggono, sempre per primi ai miseri mortali. Perché indugi? Egli dice. Perché ti arresti? Il tempo fugge, afferralo. E poiché anche quando l'avrai afferrato non cesserà di fuggire, usalo in fretta, come se attingessi l'acqua da una corrente rapida e precaria. Solo così puoi gareggiare con lui in velocità. Molto opportunamente il poeta, nel biasimare questa vana ed eterna programmazione, parla di giorni più belli, non dell'età più bella. Ma come fai a sciorinare davanti a te con tanta sicurezza una sfilza di mesi e di anni, lunga quanto la tua avidità in un tempo che corre così veloce? E quando parla di giorni, vuol dire uno per uno, e che ciascuno di essi se ne fugge veloce. Né c'è dubbio che per miseri mortali intenda gli uomini affaccendati, ed è per loro che ogni più lieto giorno di nostra età primo si invola. La vecchiaia sorprende i loro animi impreparati ed inermi, perché sono rimasti infantili e nulla hanno previsto a questo riguardo, sicché si incappano all'improvviso, senza che l'abbiano attesa, senza essersi accorti che giorno per giorno si avvicinava, come durante un viaggio, se siamo immersi in una conversazione, in una lettura o in un pensiero più intenso degli altri, ci troviamo giunti alla meta prima ancora di accorgerci che stavamo avvicinandoci. Così questa corsa della vita, rapida e ininterrotta, che non muta il suo ritmo, sia che dormiamo, sia che stiamo svegli, se siamo sempre impegnati, non l'avvertiamo se non quando è giunta la fine. Se volessi dividere per argomenti questa mia chiacchierata, potrei addurre molti esempi per dimostrare quanto sia brevissima la vita di quelle persone che sono sempre affaccendate. Papirio Fabiano, che non era uno di quei filosofi che montano in cattedra come certi nostri di oggi, ma un pensatore vero e all'antica, diceva che le passioni vanno prese di petto, non con i guanti, e che il loro fronte va sgomentato non con piccole e sporadiche scaramucce, ma con un attacco massiccio e in piena regola. Non andava insomma tanto per il sottile, per lui l'avversario doveva essere annientato, non punzecchiato. Però, per far capire ad uno che ha sbagliato, non basta riprenderlo, bisogna anche educarlo. Tre sono i periodi della vita: passato, presente, futuro. Di essi il presente è breve, il futuro è incerto, il passato certo. Su questo ultimo la fortuna non può più esercitare alcun diritto. Ciò che è stato non può tornare sotto il potere di chi che sia. Per gli eterni affaccendati il passato è davvero perduto, come se non esistesse, perché essi non hanno tempo di volgersi indietro a guardarlo, e anche ammesso che lo facciano, gliene torna sgradito il ricordo, in quanto pieno di rimorsi. Non amano ripensare a dei momenti che hanno speso male, né osano rievocare fatti di cui allora non riuscivano a vedere la meschinità,
nascosta com'era nelle pieghe di un piacere temporaneo, ma che ora nel ricordo appaiono nella loro effettiva realtà. Solo chi ha sempre sottoposto ogni suo atto al vaglio di una critica attenta e severa, che non fallisce mai, si volge volentieri al proprio passato, ma chi è stato troppo ambizioso o altezzosamente sprezzante, chi ha vinto con la prepotenza e ha tramato perfidi inganni, chi ha rubato con avarizia e sperperato con prodigalità, è inevitabile che abbia paura dei propri ricordi. Eppure il passato è la parte sacra e inviolabile della nostra vita, che sta al di sopra degli eventi umani e fuori dal dominio della fortuna, imperturbabile, esente da povertà, timori e malattie. Niente può portarcelo via, il suo possesso è stabile e continuo. Il presente è fatto di giorni singoli e ciascuno di essi è suddiviso in tanti momenti, ma i giorni del passato, ad un tuo accenno, accorrono tutti in una volta e puoi trattenerli e contemplarli quanto tu voglia. È un privilegio questo che chi consuma il tempo in tante altre faccende affaccendato, disgraziatamente non ha. Solo chi possiede una mente libera e serena può passare in rassegna tutti i momenti della sua esistenza. Quelli invece che l'hanno sempre impegnata non possono volgersi indietro, come le bestie al giogo. La loro vita, dunque, si perde in un abisso e, come a nulla serve versare acqua in un vaso senza fondo, così, per quanto tempo possa scorrere, esso diventa niente se non ha dove posarsi. Passa attraverso animi sconnessi e pieni di buchi. Il presente è così breve che alcuni ne negano perfino l'esistenza. È sempre in moto, fugge via, precipita, non ci ha ancora toccato, che già non c'è più, è senza sosta come il cielo e le stelle, il cui moto incessante non consente loro di fissarsi in un punto preciso nemmeno per un istante. Ebbene, agli eterni affaccendati appartiene solo il presente, un tempo così breve da non potersi afferrare, anzi essi, distratti per via dei troppi impegni, non hanno nemmeno questo.